e benvenuti in questo nuovo video. Come state? Spero bene. Quest'oggi, come vi avevo già preannunciato un pochino negli ultimi video usciti, siamo qui per un nuovo video haul, o meglio try on haul, lo sapete, anche se non ho tantissime cose da farvi vedere indossate, ma più accessori, scarpe, insomma alcune cosine che ho preso per mia nipote e così via. Però so che vi fa sempre molto piacere vedere gli articoli indossati, confermatemi che sia così sotto nei commenti, perché a volte penso di fare solo l'haul per essere anche un po' più rapida, non farlo durare magari troppo e non annoiarvi, ma poi più delle volte mi scrivete, magari mi commentate appunto che preferite try on haul, quindi fatemi sapere sicuramente se qual è la vostra preferenza. Allora, qui davanti a me vi dico soltanto, innanzitutto ho cercato per mezz'ora di mettere a posto l'inquadratura, io continuo a vedermi storta, a vedere il mobile dietro di me un po' storto, lì si intravede una giacchina appesa, ma ci ho messo mezz'ora, quindi adesso mi prendete così perché non ho più voglia di stare a spostare troppo. Come vi dicevo, qua davanti a me di solito, voi non lo sapete, ma quando registro i video ho un tavolino. Quest'oggi ne ho due, visto che ho un po' di sacchettini, appunto ho borse, scarpe, ho un pacchetto di Oceans Apart che mi è arrivato una decina di giorni fa e che vi voglio far vedere al più presto, quindi sono veramente impaziente di lavare tutto dopo avervi fatto vedere e di indossare il tutto. Prima però di iniziare direi di non stare a perderci tanto in chiacchiere, ma di iscrivervi al mio canale, mi raccomando, non dimenticatevi, potete anche attivare la campanellina per essere avvisati con delle notifiche ogni volta che pubblicherò un nuovo video, mi potete seguire anche su Instagram, mi trovate come julie.graf e lì ci vediamo quotidianamente, soprattutto vedete magari gli abbinamenti degli outfit che faccio, lo sport per quanto riguarda poi i set di Ocean, come li utilizzo, quindi credo sia un ottimo modo, il miglior modo per vederci tutti i giorni. E basta, niente, direi di partire subito. Fa caldo ragazzi, io vado già in affanno perché poi cerco di tenere un po' le finestre aperte fino a metà mattinata perché entra una bella arietta fresca, io comunque sono sottobosco, ma fa caldo lo stesso, poi passano macchine, si sente di tutto e di più e quindi sto già sudando, difficilmente sudo però ho caldo. Direi di partire subito da quello che è il pacchettino appunto di Ocean, dove troveremo all'interno due set, io ve li faccio vedere molto rapidamente, mi raccomando perché vi dico i nomi dei set, vi scrivo anche qua sotto il codice sconto che c'è riservato per voi a mio nome questa volta, che è molto più vantaggioso del solito, quindi approfittatene, ma ve li metterò poi anche nel try on haul, quindi almeno vi scrivo bene nel dettaglio tutti i nomi. Allora, il primo set che vi faccio vedere l'ho preso corto, quindi ovviamente sempre un pantaloncino, abbiamo uno corto e uno lungo, pantaloncino corto, ma questa volta sono stata sul sobrio per quanto riguarda quello corto, quello lungo no, perché ho scelto un pantaloncino nero. Allora, questo qua è un set nero, scusatemi, il pantaloncino è così, quindi è tutto nero in cotone, morbidissimo, con le sue due tasche, ha il loro logo, non cucito questa volta ma stampato in bianco. Cosa vi posso dire? Chi mi segue su Instagram ha visto quanto sto utilizzando i loro set, soprattutto i frotti set, che sono gli ultimi che mi erano arrivati, appunto, l'ultimo pacchettino prima di questo. Pantaloncini non comodi di più, mi piacciono i loro leggings, mi piacciono i pantaciclista, ovviamente quelli più aderenti, ma visto il caldo che fa e visto che ci vogliono comunque materiali traspiranti il più leggero possibile, i frotti o comunque anche il cotone così loro è una manna veramente, per chi continua a fare sport tutto l'anno come me, per chi va a fare tantissime camminate, che ora per fortuna sto riprendendo a fare dopo lo stop forzato e quindi ve lo posso assolutamente consigliare. Io ho preso una taglia S, come al solito sono morbidissimi con la culisse in vita regolabile, quindi riuscite anche a stringerlo più o meno. E questo è il Lucy Polo Set, ve lo scrivo per non sbagliarmi, però comunque credo sia quello giusto. Pantaloncino di cotone e il top appunto dal quale prende il nome questo set rimane effetto polo, perché è sempre un bra smanicato, quindi è un toppino molto simile agli altri, aspettate che è arricciato, molto simile a quelli che già abbiamo utilizzato, che avete visto negli altri video, ma questa volta al colletto, quindi veramente è delizioso, lo vedrete appunto indossato da me. E ha la particolarità di avere sempre la coppa liscia, qua sempre con il suo logo a contrasto, e poi sempre, come io vi ho già decantato più e più volte, le costine per quanto riguarda il giro torace, quindi va effettivamente a dare un buon sostegno nonostante non sia un reggiseno prettamente sportivo, non abbia ferretti, non abbia chissà quale struttura, però effettivamente tutte queste costine anche sul laterale sono studiate apposta per andare a dare il giusto supporto e sostegno durante l'attività fisica, durante una semplice passeggiata, senza contare il fatto che io li uso tantissimo anche
come abbigliamento casual, cioè io metto i jeans magari e questo sopra starà benissimo, non quando rimetterò i jeans perché ora non ci penso nemmeno, e quindi assolutamente sfruttabile non solo dal punto di vista sportivo. Il secondo set invece, qua torniamo sui miei colori, strano che Ocean non faccia delle cose floreali che amo, perché andrei tranquillamente, molto volentieri in giro con abbigliamento sportivo a fiori, è un set lungo. Ho scelto il pantalone così, questo è il Valerie Suite 7, comunque anche di questo ovviamente vi scrivo ogni cosa, ed è un pantalone della tuta lungo. Ho preso sempre la taglia S del sotto, anche per un discorso di altezza. L'ho indossato, sicuramente rimane un po' più morbido, ma è proprio il taglio del pantalone, quindi va benissimo che sia il più abbondante, ecco, svolazzante possibile. Anche qui ovviamente abbiamo le tasche, ha il polsino sul fondo, quindi cosa comodissima, oltre che dal punto di vista proprio del movimento, ma anche dal punto di vista estetico, perché è bellissimo messo poi con una sneakers. Lo userò per farmi delle passeggiate, ma devo essere sincera, questo lo userò molto molto di più per uscire. E poi ha questa costina in rilievo, questa cucitura, questa righina così, vedete, mobile, diciamo, che prosegue lungo tutta la gamba e sicuramente dà un bellissimo effetto al pantalone una volta indossato. Lo vedrete così, scoprirete insieme a me quanto può essere bello. Il colore lilla non lo stiamo nemmeno a commentare. Del pezzo di sopra, questa volta seguendo le indicazioni sul sito che sono sempre molto esaustive, ho preso una taglia XS. L'ho provato, va bene, perché c'era appunto nella descrizione il consiglio di prendere una taglia meno perché vestono un pochettino più abbondanti. Effettivamente così sarebbe andata bene anche una S, ma avevo paura appunto seguendo il loro suggerimento che poi tutto questo tessuto, perché questa volta parliamo di un bra in cotone, totalmente in cotone, potesse poi rimanere comunque lasco o fare delle pieghe in più. Comunque anche lui lo vedrete con il suo pantalone abbinato. E questo era il primo pacchettino che vi ho fatto vedere e adesso lo togliamo un attimino di mezzo perché ho tantissime altre cose su questi tavoli. Direi di farvi vedere le cose che ho preso per Matilde per poi passare abbigliamento mio, scarpe, borse e tutto il resto. Visto che sono stata da Sergent Mayor, per quanto riguarda Matilde io adoro comprare per lei. Non ci sono particolari problemi, taglie, colori, quindi appunto, come vi ho già detto un sacco di volte, mi piace tantissimo, mi sbizzarrisco, mi diverto, basta che prendo il 7 o l'8 anni e io sono a posto così. Questa volta però ho sbagliato, o meglio, c'è stato un errore da parte della ragazza che mi ha dato il set, adesso vi faccio vedere. Comunque, a 5 € anziché 13,99 le ho preso una t-shirt, vado rapida qua per non perdermi troppo, per non farvi perdere troppo tempo. Ho preso questa magliettina, questa t-shirt classica, in questo giallo, non è né un giallo limone né un giallo acido, forse tipo fluo, però molto molto carina, che ha la particolarità di avere tutto il colletto con queste applicazioni con le paillette. Mi piace tantissimo perché c'è la conchiglia, ci sono i cuoricini, i fiorellini, quindi non è prettamente estiva, ma me la immagino anche poi in autunno con un bel cardigan sul rosa sopra. Mi piaceva tantissimo e quindi questa gliel'ho presa. Le ho preso poi questo completino, ma quando sono arrivata a casa, purtroppo ero lì in cassa con questa ragazza, mancavano alcune taglie, quindi le ho chiesto per favore di prendermi o il 7 o l'8, così l'avrei visto. Quando gliel'ho chiesto, mi mancavano 5 minuti al mio rientro al lavoro e quindi ho detto: devo scappare, fai presto. Poi lei viene a comprare da noi, quindi insomma ci conosciamo ormai un po' tutte. Purtroppo si è sbagliata perché mi ha dato il completino, ma 3 anni, quindi oggi pomeriggio andrò a cambiarlo. E l'ho pagato comunque 7,99 €, spero che ci sia la taglia, ma mi aveva detto di sì, quindi lì ne avevamo diversi appesi appoggiati sul tavolo e quindi ci siamo perse la taglia corretta. Comunque il set è fatto così, che tra l'altro non mi sembra nemmeno così tanto piccolo. Vabbè, direi di sì. Comunque era un toppino, è un toppino così un po' più squadrato, quindi proprio la canottierina semplice così rosa con tutti questi gelatini, troppo carina. E il pantaloncino era fatto come quello della zia, quelli che la zia porta di Ocean, quindi stiamo parlando dello shorts così di Similspugna, questo effetto asciugamano, appunto questo materiale che a me sta piacendo tantissimo. Io non ce l'ho in rosa, ce l'ho color pesca e color mango mi sembra, e bianco, però mi piaceva proprio tanto. Andrò a vedere se riesco a trovargli lo stesso set perché li utilizzerà tantissimo, visto che
Dovremmo andare in vacanza tutti insieme a settembre al mare, ma non vi svelo ancora niente, o comunque deve farsi un bel po' di giorni su con la sua mamma o i suoi nonni in campagna e ha bisogno di roba più corta, roba più pratica. Poi le ho comprato un paio di scarpe che spero vivamente le vadano bene. La comodità è che se non dovessero andare bene li può cambiare anche a Genova. Però le ho preso queste espadrillas che costavano 16,99 ed erano sempre scontate a metà prezzo, le ho pagate 8,49 euro. Stiamo parlando, guardate cosa sono queste scarpettine. Allora, intanto ho preso il numero 30, lei oscilla tra un 30 e un 31, però queste mi sembravano una bella pinna, mi sembravano una fettona di piede, siccome non ha i piedi grandissimi, credo possano andarle bene, cerco di farvele mettere a fuoco, si vede qualcosa, sì. Comunque hanno, sono proprio le spadiglias classiche con tutti questi fiorellini e la punta lavorata in paglia. Matilde cerca di starcela, anzi ti stritolerà i piedi pur di farceli stare dentro. Il 31 anche volendo nel negozio lì non c'era, ma altrimenti lo cambierà appunto a Genova. Sono sotto in gomma, io credo che saranno comodissime, sono la perfetta via di mezzo per appunto avere... non avere per forza il sandalo ma nemmeno la scarpa chiusa. Io le uso così e sono certa che le sfrutterà anche lei. Speriamo bene per il numero, vi aggiornerò, vi metterò una bella fotina su Instagram con i suoi piedini dentro queste scarpe se ci staranno. E poi ho già preso una cosa autunnale, visto che le ho comprato un pigiama che costava 21,99 euro, l'ho pagato 10,99 euro ed è un pigiama carinissimo con il gattino. Come taglia questa volta, se non sbaglio, ho preso 8 anni. Ho preso l'8, infatti, affinché lo possa usare. Ovviamente, guarda che lei veste anche un 6 anni ancora, perché è magrina, è alta, ma è bella esile. Però gliel'ho preso di modo che possa usarlo minimo per altri 2 anni. Non ho dubbi che lo porterà, ma guardate quanto è carino. A parte il gattino, a parte il rosa, che la zia ovviamente è di parte. Ma il fatto che abbia questo colletto tipo camicetta mi piace tantissimo. Questo è il sopra. E il suo pantalone lungo di cotone, morbidissimo. È fatto così, con tutti i gattini e questi vasetti con le piante. Ci sono le piantine grasse, i cactus, i fiorellini, troppo troppo carino, mamma mia. Poi io ho già una passione per i pigiami, lo saprete, ma in più per lei comprerei pigiami. A nastro, le ultime tre cose che vi faccio vedere che ho preso per lei, le ho prese invece da H&M, andiamo molto rapido. Le ho acquistato 5 paia di calze che ho pagato 3,99 euro. Questa volta ho preso la taglia 30 perché quella dopo era 31 e 33, ma certamente questo le va. E sono 5 paia di calze di quelle un pochettino più alte, che così può già mettersi da settembre in poi, e sono quelle che mia sorella mi dice avere un po' più di difficoltà a volte a trovare. E sono tutte in queste sfumature tie and dye, quindi sono tutte slavate, diciamo, sapete quella tecnica di scolorito, ecco, quell'effetto scolorito. Non si sta vedendo niente, forse è meglio che le metto così. Comunque sono 5 paia colorate: azzurro, giallo, arancio, rosa e viola. Queste prese. Poi ho comprato un'altra t-shirt che ho pagato, figuriamoci, 1,99 euro. Questa volta mi sono un po' tolta dal rosa, ma solo per un secondo, poi ce n'è un'altra ancora rosa, che però era tanto carina, molto delicata, in questo color verde salvia, che sicuramente le starà benissimo. 1,99 euro con tutti i cuoricini e la manichina un pochino, vedete, ripresa qua, quindi per fare un pochino effetto a sbuffo, bellissimo. E poi un vestitino, poi basta per lei, che ho pagato sempre da H&M 3,49 euro, figuriamoci. Questa volta appunto ho preso il 6-8 anni perché lo vestirà benissimo. Per 3,50 euro, lui non potevo di certo lasciarlo lì. È un abitino lungo, rosa, con la manica lunga, quindi sicuramente da mettere a fine estate, la sera o comunque poi per l'autunno, sia a gamba nuda che con un leggings. Ha questi ghirigori qua in cima, queste rugettine sulla spalla. Sta un po' cambiando il colore, ecco, comunque è un rosa confetto ed è tutto a costine. Vedete che ha proprio tutta la lavorazione a costine, mi piaceva tantissimo, quindi Matildina ce lo dovrei mettere. Mi fa ridere perché quando le porto, intanto ve lo racconto brevemente, le dico: Mati, la avete preso delle cose? Lei: giocattoli? No, no, amore, roba da vestire. Lei fa subito questa faccia qua, ma fa delle facce buffissime. Poi ha perso i due denti davanti, quindi ora ha una voragine qua davanti che le dico: ma come fai a mangiare? Povera bambina. E lei: ma i gelati ci riesco a mangiarli, motivo per il quale le ho preso anche il completino con i gelati. Però è troppo buffa perché poi mi dice: ma a me il rosa non piace. Io: ma piace la zia, amore, quindi se vuoi uscire con la tua zia oggi ti vesti di rosa. Si fa per scherzare, tanto lei andrebbe in giro in mutande senza starsi nemmeno a vestire.
Passiamo alle cose per me, che non sono tantissime, ma secondo me sono veramente molto molto carine. La prima cosa che vi faccio vedere, ve l'ho già mostrata su Instagram perché non ho resistito, avevo voglia di metterli l'altra sera e quindi ve li ho mostrati lì già indossati, e sono i sandali. Ho preso un paio di scarpe da Deichmann, no? Deichmann, credo si dica Deichmann, io ho sempre detto Deichmann, ma l'altra volta che ero all'interno del negozio è passato il jingle, no? Con la pronuncia giusta e ha detto Deichmann, se non ricordo male. Comunque, le scarpe sono della Graceland, marchio che loro hanno in larga scala, quindi hanno tantissime scarpe aperte, chiuse, estive, invernali di questo marchio, e sono le scarpe che io veramente ho sfruttato di più. Ho un paio di sandali, vi dico solo, di questa marca, presi da Deichmann prima ancora che aprisse in Italia, quindi parliamo di 7-8 anni fa, acquistati a Vienna, dove ero andata in vacanza con la mia mamma, e ce li ho ancora e li ho massacrati, li ho usati ovunque, anche con i piedi bagnati dal mare, e sono rimasti tali e quali, quindi assolutamente sono felicissima di aver ripreso questi. E avevano uno sconto solo del 20%, da 24,99 euro li ho pagati 19,99, molto semplici, ma avevo bisogno di un sandalino neutro, quindi non bianco, non nero, non rosa, non blu, non qualcosa di estremamente lavorato o di troppo impegnativo, ma qualcosa proprio di semplice. Ora ci ho già camminato, quindi non le tocco tanto, però comunque i sandali sono loro. Sono molto carini, semplici, hanno davanti questo fascione, con alternate le treccine che sono un po' effetto scamosciato, ovviamente niente di pelle vera, per carità, e il resto invece con appunto queste bande dorate. Stessa decorazione poi alla caviglia, che poi è il tipo di sandalo che mi sta meglio, quindi è quello che mi piace di più al piede, e sono comodissimi, quindi non solo sono carini, ma rispetto a una ciabattina, se anche ci cammino tanto in giro per tutta la città tutto il giorno, non mi danno fastidio, non mi fanno male i piedi. Zip dietro, carinissimi, 19,99 euro, li ho già messi l'altra sera e non sono comodi di più, sicuramente li utilizzerò per tantissimo. Nel frattempo un pelucco qua che mi dà fastidio. Poi passiamo invece a... facciamo Calliope. Da Calliope ho preso due cose, una di nuovo non per me, che vi faccio vedere, super veloce, ed è un abito. Un abitino bianco e nero che ho preso a mia mamma, lo sapete che è la fissa del bianco e nero, che potrà utilizzare sia come abito per uscire, ma anche come copricostume. Guardate quanto è carino, io le avevo già mandato le foto perché Calliope purtroppo in tutta Genova non c'è. Le avevo mandato le foto chiedendole quale le piacesse di più, perché c'era bianco con i disegni neri e poi il suo negativo, comunque il contrario. Ho optato alla fine per il bianco perché mi piaceva di più, mi sembrava molto più luminoso. L'ho pagato 15,99 euro anziché 29,99, ma guardate quanto è carino. Tra l'altro, oltre ad avere la vestaglia, ecco, diciamo la parte sopra così in cotone, che messa da sola magari rimane un pochino trasparente, ha anche il sottoabito, quindi anche la canottierina lunga così di cotone bianco, e quindi se lo usa come copricostume, benissimo, lo usa da solo. Se vuole usarlo come abito, si metterà sotto questo. Non vedo l'ora di vederlo per portarglielo anche perché non vedo l'ora di usarlo. Per me invece ho preso una camicettina, un top, chiamiamolo come volete, che ho pagato 5,99 euro, ho preso una taglia S, partiva dalla XS fino alla terza X, ed è questa camicetta, magliettina, t-shirt fatta così. Allora, è un po' tanto scollata, perché io, lo sapete, non è che mi metta, sì, mi metto top, smanicati, pantaloni a vita alta e magari sopra fasce anche molto piccole, però difficilmente metto cose scollate, non mi piace proprio, ma questa qui quando l'ho indossata l'ho adorata, quindi ho cercato di provarla a casa con altri reggiseni per cercare di capire quale ci stesse meglio, quindi la vedrete secondo, molto probabilmente con quello che secondo me sta meglio. Ha la manica, sempre il bordino della manica, lattuga, ecco, con questa definizione qua, e ha tre bottoni davanti che la tengono chiusa, quindi semplicemente così, sotto è aperta e sopra è aperta. Comunque ve la faccio vedere bene abbinata a un pantalone. Poi sono stata da Stradivarius. Di Stradivarius voi mi vedete già indossare un paio di orecchini. Io non sono mai stata per le cose dorate. Poi la casetta di Marzafane Bijou, fantastici i loro gioielli, ad esempio il loro braccialettino qua, mi ha mandato dei bijou appunto dorati, e io li sto usando tantissimo, quindi mi piacciono, sicuramente con l'abbronzatura stanno bene, ma mi mancavano degli orecchini. Quindi da Stradivarius ho preso un
una confezioncina, ecco, di molte paia di orecchini che ho pagato 3,99 euro e sono questi qua. Allora, quelli che mancano sono quelli che ho indosso, quindi sono questi cerchiettini un po' più spessi, che mi piacciono proprio tanto, li sto mettendo tanto anche molto semplicemente al lavoro. E poi tutti gli altri sono più o meno grandi con questi pendaglietti, quindi hanno o le perline o il diamantino, il finto diamantino, gli anellini, insomma, uno più bello dell'altro. Quello che vorrei riuscire a fare è metterne tanti in tutti i buchi. Io non riesco a tenere gli orecchini per andare a dormire, non riesco a tenerli per farmi la doccia, impazzisco. E quindi tutte le sere io tolgo tutto. Considerate che alle orecchie ho tipo 11 buchi, che feci quando ero ragazzina. Ma mi piace, sono tutti lì che possono essere utilizzati, ma ogni sera devo toglierli tutti, motivo per il quale non ne vado a mettere 10 per poi ritoglierli. Però mi sforzerò con questi perché è un effetto che soprattutto d'estate mi piace tanto. Il sacchettino di Stradivarius è una borsina che avevo in macchina, che mi porto dietro quando vado a fare shopping, e così non mi faccio sempre dare i sacchetti di cotone. Le altre due cose sono autunnali, fine estate, invernali anche, con un lupetto sotto, ma me ne sono innamorata. Appena le ho viste, da Stradivarius avevano un tavolo enorme, stracolmo di maglioncini. Quando mi sono avvicinata erano scontati, scontatissimi, dell'80%. Quindi questo qua che ho preso, ne ho presi due, costavano 29,99 euro, li ho pagati 5,99 euro. Allora, il primo è lui. Ragazze, che cos'è? Questi colori sono i miei colori, tutti, tutti, nessuno escluso. È un golfino traforato, quindi bellissimo da mettere ora con un semplice top sotto, anche corto, un reggiseno bello, un color carne, un color panna, ecco qualcosa, o anche in queste tinte pastello ovviamente, quindi anche con rosa e l'azzurro. È un pochino crop top, ma non troppo, quindi messo con un jeans a vita alta andrà benissimo, ma anche con una tuta. Manica ampia, è delizioso, dovete vederlo indossato perché io quando l'ho provato me ne sono innamorata all'istante, l'ho acchiappato subito, ho preso una taglia S perché c'era solo questo, c'era la S e la XL, però partirebbe da un XS fino all'XL. Credo che possiate trovarlo scontato così anche sul sito, ma io non compro mai sui siti, quindi non sono sicura. Il secondo golfino, pagato lo stesso prezzo e credo che avesse un prezzo iniziale sempre di 29, vediamo che ve lo dico, no, questa volta costava 19,99. Pagato con il 70% di sconto 5,99 euro, questa volta ho preso, perché l'ho trovata, una taglia XS ed è un celeste a costine, sempre un pochino crop, molto ampio sopra, quindi per chi magari ha anche molto più seno, secondo me sono proprio comodi, ecco, perché riescono a vestire molto molto ampio. Questa volta in fondo al polsino, quindi rimane la manichina un po' ampia, bellissima, ed è girocollo, ovviamente non traforato, comunque non come quell'altro, non si vede se ci si mette sotto semplicemente una t-shirt o se non ci si mette nulla, e questi me li vedrete indosso tantissimo, perché io trovo che siano uno più bello dell'altro per 5,99 euro l'uno. Li dovevo assolutamente portare dentro il mio armadio. Chicca finale che vi faccio vedere, sono due borse che questa volta mi ha regalato la mia sorellina, perché, ah no, anche un paio di orecchini, prima quelli allora, perché ovviamente uno dice, poverina, non ha borse, no? Non ne ha, però è inutile che io ne abbia o no, se sai che mi piacciono e sei la mia sorellina, me le regali, le ho messe in questa borsina di cotone. Allora, me ne ha prese due, mi ha preso un paio di orecchini, perché a Genova, cosa che da noi non c'è, ma non c'è proprio, c'era in centro a Spezia ma chiuso, è andata da Bijou Brigitte. Prima le faccio vedere gli orecchini, così da oggi li posso mettere perché ero in trepidazione per indossarli. Li ha pagati al 50%, questi costavano 12,95 euro, quindi li ha pagati la metà. E sono due cerchiettini, Giulia Passione Cerchi, tutti colorati, tutti lavorati con queste perline, perline colorate, questi fiorellini, cioè davvero credo che siano deliziosi, li vedrete sicuramente già subito nel prossimo video che farò, che forse già subito lo registrerò subito dopo questo, ma sono bellissimi, vedete che ha proprio dei fiorellini. Vabbè, non so cosa si veda, ma ve li farò vedere comunque anche questi indossati. Quindi mi ha preso gli orecchini e poi due borse, visto che ha trovato degli sconti straordinari. La prima è questa, vi faccio vedere prima questa qua, un pochettino più seria, diciamo così, ma bellissime tutte e due. Costava 39,95 euro, l'ha pagata, l'avrebbe pagata 15,98 euro perché aveva il 60% di sconto e poi aveva un ulteriore sconto, quindi l'ha pagata
intorno ai 10 euro, borsa di paglia forever, ma fatta a secchiellino. Questa non ce l'avevo come non avevo l'altra, quindi per quanto io ne abbia, riesco sempre a trovarne di nuove in giro, quindi riuscite, le aziende riescono sempre a crearne di nuove affinché io le compri. È bellissima, a parte che si può portare proprio così a mano, quindi una borsettina molto semplice da utilizzare come insomma chicchina, ma sta anche alla spalla, quindi la riesco a mettere anche così, molto comoda quando ho le mani impegnate o meglio, sono in giro, quindi è una cosa comunque che non trovo molto spesso nelle borse di paglia. La retina nera mi ha fatto vedere lei che si può togliere volendo, perché qua è fissata con delle fascettine di plastica, si può togliere e cambiarla, metterci magari all'interno qualcos'altro, e la cosa fantastica è tutta la borsa chiudibile, quindi richiudibile, quindi si può chiudere, quindi rimane decisamente più sicura, visto che tante altre invece non lo sono, con la sua sacchettina di cotone all'interno. Meravigliosa, ragazze, ma che cos'è questa qui? Prossimi outfit assolutamente messa un po' con tutti. E l'ultima chicca è l'altra borsa che mi ha preso, che costava anche questa costava 34,95 euro, l'ha pagata 13,98 euro. Ed è questa qui, questa è già anche abbinata alla maglia che ho, fucsia, altra cosa, cioè paglia e fucsia sono la combo perfetta per me per l'estate, un sacco di vestitini floreali, lo sapete, ma anche di vestitini fucsia, bianchi e fucsia, che posso assolutamente mettere in abbinamento con lei, sempre un po' a secchiello, quindi Bijou Brigitte quest'anno, secchiello si vede che andava tantissimo, anche questa con la sua chiusura scorrevole, l'interno è nero in tela di cotone, adoro, e questa volta però è a tracolla, quindi è quella poi che metto più facilmente perché non le riesco a trovare veramente. Guardate quanto è bella, veramente mi piace da impazzire, quindi grazie alla mia sorellina per queste nappine, mi piace tutto, conosce direi abbastanza bene i miei gusti, ma più che abbastanza bene, credo che nemmeno Mattia, anzi non credo, leviamo il credo, sperando non si offenda, non mi comprerebbe delle cose del genere, mentre invece lei mi ha detto appena le ho viste non potevo non prendetele, poi a questo prezzo sui 10 euro l'una andranno nel mio armadio delle borse che è sempre più ricco, così avranno un sacco di altre amiche. Bene ragazze, rapidamente chiudo qua, ci vediamo nel try on haul perché è durato un sacco il video, spero di avervi tenuto come al solito compagnia, comunque bando alle ciance, vi saluto con calma di là, vado a provare tutto. Allora, come primo completo partiamo da quelli di Ocean, così almeno vi faccio vedere subito il loro abbigliamento. Ho indossato il set, vi scrivo sempre qua sotto i nomi, con il pantalone lungo. Io non serve che io vi dica quanto ami questa forma, questo tessuto, questo completo. Del pantalone, come vi dicevo, ho preso una taglia S, siccome ho dovuto restringerlo un pochino qua in vita con la culisse, che poi è bello che è sempre invisibile, quindi mi piace questa cosa. Siccome ho dovuto stringerlo, probabilmente sarebbe andata bene anche l'XS, ma ho sempre un po' di timore perché essendo alta 1,75 m non voglio che mi sia corto, ma soprattutto voglio che rimanga morbido così come deve stare. Quindi pantalone comodissimo per farci sport, ma ancora di più se si vuole viaggiare, se volete farci una passeggiata, se lo utilizzate proprio come pantalone della tuta da usare anche tutti i giorni. Per quanto riguarda il bra, direi che la taglia è perfetta. Ho preso un XS, come vi ho detto prima, questa volta, e senza dubbio è stata la scelta giusta. Quindi vi sanno assolutamente consigliare per il meglio sul sito, perché essendo cotone almeno va a dare un pochino più di sostegno. Mi piacciono tantissimo entrambi, quindi un completo mi piace un sacco, e adesso vediamo invece quello nero. Che dire anche del Lucy Polo Set, quindi il bra che vi ho mostrato e che questa volta ha la particolarità di avere il collettino completo nero, quindi portabilissimo, poco impegnativo per chi magari non adora le tinte comunque pastello o essere troppo colorata quando va a farsi una passeggiata. Stesso discorso, comodità per lo sport, utilizzo massimale per quanto riguarda il lato casual di questo abbigliamento, quindi che potete mettere veramente come abbigliamento da tutti i giorni. Bellissimo il fatto che abbia il logo così che si vede a contrasto, io noto tutto, amante di come sono anche dei dettagli per quanto riguarda l'abbigliamento, sempre una garanzia. Il pantaloncino è comodissimo, di cotone, bello morbido, come vi dicevo non troppo corto, e adoro anche questo. Proseguiamo con il try on haul.
Allora, siamo passati a Calliope. Questa è la magliettina, il top, la t-shirt, chiamatela come volete, che ho preso. Questo scollo vertiginoso che io di solito certamente non uso, però a me piace come mi sta. Quindi a sto giro me la sono comprata. L'ho abbinato, ragazzi, molto velocemente al denim, quello che avevo preso da Zara, quello rosa, questo qua rosa. E, però la posso mettere con i jeans, la posso mettere con un gonnellone bianco, quindi anche con qualcosa ancora più a vita alta o con qualsiasi altro colore che c'entri ovviamente con la stampa floreale, però anche così mi piace. L'ho messo solo ed esclusivamente per usare in mutande o con i pantaloncini da casa, però guardate quanto è carina, a me piace proprio tanto tanto. Ho messo sotto, ecco che ve ne volevo parlare, il reggiseno, quello, il modello Havana di Tezenis. L'ho messo perché, nonostante non vada a fare tantissimo effetto volume, quindi è quello senza ferretto, con poca imbottitura, io ho una terza C come seno, però è chiaro che a seconda poi del modello che utilizzo ho più effetto volume e sostegno rispetto ad altri, ma a me piace proprio che ci sia questa scollatura anche un pochettino più piatta, diciamo così, ma che vada comunque a fare questo effetto sul petto. Mi piace tantissimo, per 5,99 euro era una cosa, un capo, un pezzo di abbigliamento che sicuramente non è nelle mie corde, che non ho così tanto spesso, però la trovo deliziosa. Spero che piaccia anche a voi, fatemelo sapere sempre giù sotto nei commenti. Ragazze, sto indossando un maglione giro collo manica lunga, cioè se non mi dovete soccorrere oggi non lo farete mai più, ma per i vestiti questo ed altro lasciate lo stesso jeans rosa, quindi proprio per farvi vedere l'effetto meraviglioso. Ma guardate la manica, io adoro poi le cose così non troppo aderenti, mi piacciono le cose proprio morbide morbide. Questo è il maglioncino, uno dei due di Stradivarius, ma ho anche aggiunto gli orecchini che mi ha preso la mia sorellina da Bijou Brigitte. Spero che riusciate a vedere qualcosa, ma vabbè, questa inquadratura così tanto vicina anche no, però guardate quanto sono luminosi, sono bellissimi, hanno anche del celeste, quindi li userò d'estate, quest'estate, ma li metterò sicuramente poi anche in autunno e in primavera, tutti colorati, sono bellissimi, leggeri tra l'altro, molto leggeri, che è una cosa per me fondamentale quando si parla di orecchini. E il maglione è lui. Ripeto, l'ho messo scusate, all'interno un pochino del pantalone, ma la sua lunghezza sarebbe questa, molto ampio, quindi proprio molto comodo anche all'altezza del seno per chi ce l'ha, come vi ho detto, un pochettino più abbondante, con tutto che è un XS, manica over, lunghissima e larghissima, e perfetto anche poi qua come girocollo per l'autunno e poi per la primavera, è bellissimo, mi piace! Mi piace quello là tanto quanto mi piace questo. Ho lasciato solo il reggiseno sotto, quindi è proprio tutto traforato così, si vede, non si vede, quindi non per forza dovete abbinarlo con appunto un top, ma ci metterò certamente dalle mezze maniche sotto, quindi dalla t-shirt ai lupetti a collo alto per sfruttarlo il più possibile anche l'inverno. Guardate la meraviglia di questi colori pastello, a parte proprio la lavorazione, il tipo di intreccio, di uncinetto, comunque di ricamo che ha, mi piace tantissimo. Stesso discorso per i colori, credo che siano anche colori che mi stanno molto bene per il tipo di carnagione che ho. Più sono abbronzata, più sta bene un po' tutto a tutte, e meno sono abbronzata, è chiaro che vanno a sbattere un pochino, ma non c'è solo il color panna, sono proprio gli altri colori che vanno a ravvivare. Il colletto è rigirato così, la manica è un pochettino più corta, nonostante sia una S, ma è proprio per il discorso di lasciare comunque ampio il golfino. Meraviglioso, mi piace tantissimo, quanto mi diverto a comprare dell'abbigliamento e quanto non vedo l'ora anche di rimettere queste cose un pochettino più pesanti. Quindi va bene il caldo, io adoro l'estate, però iniziamo ad averne un po' abbastanza di queste temperature allucinanti. Ragazze, siamo arrivati alla fine del video, vi ho fatto vedere tutto, come al solito spero davvero, ma credo di sì, che le mie innumerevoli chiacchiere vi abbiano tenuto compagnia. Ci vediamo giù sotto nei commenti, vi mando un mega bacio, mua, e ci vediamo prossimamente nei prossimi giorni. Una buona giornata a tutti e un grandioso weekend per tutti.